Heaven, I am in heaven when we are out together dancing cheek to cheek. Vin atin vin Ruben Loftus cheek, dancing with me cheek to cheek. Madonna! Uvlava se aku duani, uvlava se. Aspettiamo le firme, ma ha fatto le visite mediche, l'avete visto come è arrivato? Mamma, ma sorta da bestia, sorta da una mela, quando parvete, bella fatta che sei, subito quel saluto, mi hai fatto impazzire, dal Ruben. A proposito, io innanzitutto non vi ho salutato, ma mi sono fatto prendere, insomma, poi ho anche citato, magari per chi, per i più anziani, per quelli un pochino più in là con gli anni, più in là con gli anni, una canzone di The Voice Frank Sinatra. Ovviamente la mia non è la voce di Frank Sinatra, però a candandit buagni. Comunque, cheek to cheek, ragazzi, vi saluto e vi ringrazio per essere qui. Mi raccomando, vi lascio come al solito un link video non in descrizione, ma tra i commenti. Dategli un'occhiata. Per chi non l'ha visto ieri, lo facesse oggi, così magari diamo una mano e saliamo un pochino anche per quanto riguarda quel canale lì. Allora, ragazzi, Ruben Loftus Cheek. Io di solito sono ultimamente siamo sempre d'accordo con l'amico Luca dello Zoccolo Duro che saluto. Però in questo caso, caro Luca, non sono d'accordo con te, perché Ruben Loftus-Cheek è un titolare del Milan a tutti gli effetti, non è un giocatore per la panchina, un'alternativa, è assolutamente un titolare. Stiamo parlando di uno che ha fatto il titolare per veramente per lunghi tratti. Se non era titolarissimo, era il dodicesimo uomo, ma stiamo parlando di un giocatore veramente importantissimo per il Chelsea. Stiamo parlando del Chelsea, che è una squadra che praticamente fra le sue fila praticamente ha a disposizione una cosa come una cinquantina di giocatori, che ha speso 600 milioni in una sessione di mercato. Quindi, se anche in queste condizioni il giocatore trova spazio, stiamo parlando di un grandissimo giocatore. Io poi stravedo per lui, mi ha impressionato tutte e due le volte che l'abbiamo incontrato. L'ho seguito, è un giocatore che veramente ha tutto. Tra l'altro, con Sarri al Chelsea ha avuto una stagione straordinaria, perché ha delle caratteristiche importantissime, riesce a far gol, è uno forte fisicamente, fa gol di testa, ha una buona tecnica, centrocampista prorompente. Veramente sono contentissimo del suo acquisto. Aspettiamo l'ufficialità, quindi da questo punto di vista non ti posso dar ragione, non è un'alternativa, è un giocatore che deve essere titolare o magari entrare nella rotazione, come quando noi avevamo Benacer, Tonali, che sì, che altro avevamo? Insomma, ruotavano sempre quando c'era Calhanoglu l'anno prima, ruotavano sempre, quindi erano loro i titolari. Poi che una volta uno riposo, magari una gioca la Champions o magari l'altro gioca il campionato, questo è un altro discorso, ma è un titolare assoluto Loftus-Cheek, e ve ne accorgerete perché è un giocatore veramente molto ma molto forte. Poi, ragazzi, andiamo avanti. Anche sulle parole su Musa, del Younous Musa del Valencia, non è un signor nessuno. Adesso, ok, che noi abbiamo subito quel che abbiamo subito, vogliamo un mercato molto ma molto importante, perché non dobbiamo poi dimenticare una cosa. Noi l'anno scorso abbiamo speso una cinquantina, una sessantina di milioni. Abbiamo speso una cinquantina di milioni sul mercato estivo, va bene? Quindi a questi, noi diciamo almeno quei 50 milioni, noi li vorremmo di nuovo a disposizione come budget. Poi, se a questo ci metti tutto quello che abbiamo guadagnato da Tonali, tutto quello che abbiamo guadagnato dagli introiti Champions, visto che hai fatto una semifinale, eccetera, eccetera,
uno stadio sempre pieno, 72.000 di media stagionale, è chiaro che io veramente ancora almeno un centinaio di milioni, almeno un centinaio di milioni in questa sessione li voglio sul mercato. Su questo siamo stra d'accordo. Però per quanto riguarda Musa, ad esempio, è un giocatore che magari non ruba la scena, è un giocatore che non ti fa innamorare delle giocate, della sua tecnica, della sua classe, ma è un giocatore di sostanza anche lui. Il Milan sta cercando di fare una squadra molto muscolare, ieri si parlava anche di Singo, si è parlato di Adama Traoré, giocatori tutti fisici, tutti belle, bella Namael, ed è una cosa molto importante perché quante volte l'abbiamo detto che soffriamo quelle squadre fisiche, quando incontri quelle squadre piene di giocatori, del Marcandonio, le vai a soffrire. Noi dobbiamo migliorare in questo perché il calcio odierno è sempre, sempre molto, ma molto fisico. Però, a centrocampo non va assolutamente dimenticata l'assenza di Bennacer per parecchi mesi. Bennacer per noi è il giocatore più importante per la diciamo per la costruzione del gioco, è lui il fulcro del gioco, è lui che costruisce l'azione di gioco, è lui che gli dà il via a tutto, diciamo, quello che deve essere poi la proposta offensiva. In questo caso noi dobbiamo, in questo senso, lo dobbiamo assolutamente sostituire, dobbiamo sostituire la sua qualità a centrocampo. Beh, ragazzi, oggi si è parlato sulla Gazzetta dello Sport, ma ne parlano tutti i siti, di un Tijani Reinders della Z, sempre più vicino al Milan. Ovviamente sconosciuto ai più, mi ci metto in mezzo. Ovviamente siamo andati un pochino tutti, immagino, a vedere i suoi video. I video un pochino lasciano il tempo che trovano, perché è chiaro che uno che deve fare un video su un giocatore ci mette i suoi momenti migliori, le sue giocate migliori, i suoi gol, i suoi assist, le sue cavalcate. Non è che ci vai a mettere il passaggio sbagliato o qualsiasi altra cosa che magari non va bene. Però è chiaro che ti aiutano a vedere le caratteristiche, a vedere che tipo di gioco, di giocatore stiamo andando a prendere. Mi piace davvero tanto la pulizia di gioco del suo gioco. È un giocatore veramente importante, secondo me, anche dal punto di vista fisico, perché anche lui è bello strutturato, 1,85 m. È un giocatore che ha uno spunto non indifferente, ha qualità, è ordinato, quindi uomo d'ordine a centrocampo andrebbe, secondo me, a sostituire Bennacer, in questo caso infortunato, come caratteristiche, diciamo, generali, perché lo metti proprio lì al centro del campo ed è il primo a supportare la fase offensiva, prendendo palla, insomma, dalla difesa o dal portiere, ed è il primo, diciamo, a difendere, perché è un giocatore comunque che fa da frangifrutti davanti alla difesa. Quindi insieme a Ruben Loftus-Cheek, secondo me, farebbe assolutamente una gran bella coppia di centrocampo. Adesso abbiamo un pochino accantonato le voci su Frattesi, perché ovviamente va bene tutto, ma 40 milioni che vuole Carnevali, anche no. Giocatore fortissimo, a me piace tanto, si inserisce, è di gamba, corre, fa gol, però 40 milioni, ragazzi, diventano, a sto punto mi tenevo Tonali, perché poi alla fine che cosa ti resta? Che cosa ti resta? Se hai venduto Tonali a 65-70 netti, più bonus, eccetera, ok, ma 65-70, se su 65-70 ne devi dare una decina al Brescia e poi ne spendi 40 per Frattesi, cosa ti resta? 10 milioni. Cosa ti resta? Quindi non ha molto senso questo tipo di discorso. Quindi va bene tutto, ma a sto punto vado su questi giocatori qua, di 18, 20 milioni, 25 milioni, e riesco magari a prenderne due o tre di più, perché noi dobbiamo anche cercare di rinfoltire la rosa. Quante volte abbiamo detto che nella profondità della rosa siamo un pochino scarsi, pecchiamo in questo discorso qua, e quindi là dobbiamo andare assolutamente ad intervenire. Ma questo, ragazzi, è un regista vero, è un regista puro. A me piacerebbe veramente tanto
fa tutte e due le fasi, speriamo possa davvero arrivare. Per quanto riguarda Musà, che l'ho messo ancora da parte, io non è che lo conosco più di tanto, però è un giocatore, a parte che Gattuso ne parlò in maniera molto importante, quindi le parole di Gattuso valgono forse più di tutti gli algoritmi, di tutte le cose che possiamo immaginare, insomma, perché voglio dire, se Gattuso parla bene di un centrocampista vuol dire che è forte, punto. E poi ragazzi, mi fido molto del parere di mio fratello, che spesso ne ho parlato in passato, è uno che è di calcio, insomma, ne capisce, guarda 2000 partite anche all'estero, eccetera, eccetera, ed è uno di quelli che secondo lui diventerà molto, ma molto importante come centrocampista. È un giocatore che fa veramente tanta, tanta legna. E quindi anche lui farebbe al caso nostro, anche se, in questo caso non andrei, diciamo, a escludere l'olandese. Magari lo vado a prendere se vogliamo inserirlo in squadra, perché quella gente lì serve sempre. Però se devo scegliere vado su Reinders, perché è un giocatore che veramente mi piace tanto. Come caratteristiche forse un pochino più simile ad Amrabat, con dei piedi migliori, secondo me, con dei piedi migliori di Amrabat. Quindi quel tipo di giocatore lì, bello di presenza, strutturato, agile anche tecnicamente con i piedi, insomma, mi piace veramente tanto. Ci stiamo un pochino riprendendo, ma come dicevo prima, non dimentichiamo il fatto che dobbiamo assolutamente spendere. Ma non tanto perché dobbiamo farci grandi, dobbiamo farci belli, dobbiamo spendere perché va preso il centravanti. E il centravanti deve essere un centravanti forte, un centravanti vero, centravanti titolare. Andiamo su Icardi, andiamo su Morata, ma prendiamo uno che fa gol. Wai costa tanto, Openda costa tanto, ok, ma se non prendiamo quelli andiamo a spendere i soldi per l'esterno. Prendiamo Chukwueze, prendiamo Pulisic, prendiamo Samardzic da trequartista, cioè i giocatori da prendere sono davvero tanti e non stiamo parlando dei vari Milinkovic-Savic, non stiamo parlando di giocatori da 40-50 milioni, stiamo parlando di giocatori che si possono portare a casa. Quindi l'importante è esserci, prenderli perché dobbiamo veramente fare tante cose, dobbiamo fare tante cose. Se esce Baloturé dobbiamo prendere anche il terzino sinistro da alternare a Theo Hernandez. Si parlava di Singo, si parlava di come si chiama, abbiamo detto, di Adama Traoré, quindi evidentemente anche sulla fascia destra, come terzino o esterno a tutta fascia, serve qualcuno, perché evidentemente, a parte che Dest non è stato riscattato, Florenzi non dà tutte queste garanzie, Calabria non è che sia il miglior terzino destro del mondo, quindi anche lì magari potremo migliorare. Sono veramente tante le cose da fare. Vedremo cosa succederà con Rebic, vedremo cosa succederà con Origi, ma secondo me, ma al massimo riusciamo a piazzarne uno. Spero a questo punto che esca Rebic, perché lo vedo veramente fuori proprio dal progetto, lo vedo scarico mentalmente, fisicamente, insomma, non ci dà più una mano. Magari aspettiamo, mi terrei pure Origi da alternare a Leao, quando magari, perché abbiamo visto qualche uscita sulla fascia sinistra, forse anche meglio lì come alternativa a quelle poche volte che può servire. Ma Rebic veramente ultimamente l'abbiamo visto proprio male, male, male. È ufficiale, Sportiello. Benvenuto a Sportiello, finalmente un portiere diciamo, di livello come secondo, un italiano che non crea problemi anche per quanto riguarda il discorso delle liste. E niente, ragazzi, la situazione in questo momento è questa qua, vediamo che cosa possa succedere ancora e quindi vediamo, insomma, vediamo un po' quello che succederà. Aspettiamo l'ufficialità di un pochino di persone, perché adesso è il momento di accelerare, ok? Ragazzi, con questa magnifica curva dietro le mie spalle, io vi saluto e vi ringrazio. Iscrivetevi al canale del Briga, lasciate un like che è importantissimo, condividete il video se vi è piaciuto e poi se ne avete voglia, tasto grazie per le donazioni e abbonamenti. Ragazzi, forza lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.